Ecco, il match è iniziato ora. Subito i due tag team si mischiano e si prendono appunto tra di loro. Se danno subito un paio contro Michael Bardo e Frank contro Franco, come abbiamo detto prima. Infatti è molto simpatico, dai, questo sipanetto, però mi viene a Frank e Franco, lo stesso nome. In vantaggio per adesso Universal Disaster. Oh, attenzione, bello splash di Franco Barbieri. Io mi aspetto andrà molto dal Godzilla oggi. E invece ho visto che comunque nei vari match è sempre Michael Bardo che è un po' la chiave un po' di coppia. Sì, il match singolo invece Michael Bardo farà più fatica, anche se non dovrebbe farla visto che Frank e Godzilla solo vanno le sottomissioni e tecnico. Oh, attenzione, c'è una suplex. Andrea, sono forti questi, sì. Se hanno la cintura da circa 3 mesi, da luglio, ci sarà pure un motivo. Attenzione, Gat Mesi e mezzo su Michael Bardo. No, anzi, mi sembra anche di più, non vorrei sbagliare. Ah, da quando c'è stato Rising Sun Resolution, quindi 5 luglio. Sì, da quando sono stati portati per avere. Oggi è 16 settembre, quindi. Sono, sì, sono 2 mesi e mezzo. 2 mesi. 2 mesi e qualche una settimana, tipo, comunque. Vabbè, 11 giorni, sì. Comunque, focalizziamoci sul match. Vediamo che Universal Disaster sembra non avere maggiore grinta ora. Sì, ora email Andrea. Attenzione, c'è un'email da Emiliano De Castro, da Torino. Buonasera, secondo voi perché tutti stanno sempre con Kimberly solo perché ha dato dello shot a Johnson? Quando Mancia era campione e nessuno invece dice niente a John Pranzoli, effettivamente è l'unico GM. Insomma, Kimberly gli ha dato quel match. Sì, ma anche John era d'accordo, no? Comunque diciamo il motivo è perché il cervello dietro tutta questa operazione alla fine è Kimberly. Sì. Cioè, John Franz ha detto sì vabbè, se ne è fregato, diciamo. Fai come vuoi alla fine. Ovviamente John Franz sta più pensando ai tre uomini mascherati che. Sì, comunque sta paradossalmente a Kimberly. Sì. No, non è ancora arrivato a quell'altra sponda John, Tranquillo. Comunque stavo. Ah, a proposito, ricordiamo un attimo quel match. Io direi che sicuramente ci siamo tutti per McMorton, cioè, almeno da parte mia, perché Simon già è stato beffato, aveva dato shot, è stato fregato al suo migliore amico. Emiliano, ti rispondo a Emiliano. È vero che c'è John Branzo, però dai, sappiamo benissimo che quando Kimberly si mette in testa una cosa. Vabbè, quelle donne ne sono. Vabbè, stiamo divagando. Ragazzi, Backside Slam, ragazzi, tanto neanche se vedranno queste telecronache. Backside Slam, Andrea, di chi me lo sono perso? La parte di Mario, la parte di Michael Bardo. Invece stanno controllando le situazioni, Universal Disaster. Sì, Frank e Mike vanno ben massacrando i campioni di coppia. Vari è proprio fatto per questa struttura. Sì, pare costruita apposta per lui. Però è apposta per contenere una bestia simile. È un pay-per-view molto interessante, molto atteso sulla card, Andrea. Allora, stanno livellando proprio i due campioni. Sì. La bestia di Sennata varia. Poi però. Se Franco Palmieri riesce a contenere il Frank e il Godzilla, il disaster potrebbe vincere un match. Sì. Intanto Michael Bardo è stato distrutto, attenzione. Match molto difficile anche. Attenzione, Donner Stretch. Difficile uscirne, grosso, ma bravo! Michael Bardo! Stavo dicendo, Andrea, McMorton è il face della situazione. Dai, ma non che David Johnson non lo sia, perché lui è non c'è. Vabbè, ma è stato palesemente fregatale. Sì, ma l'ha fregato Kimberly o John Pranzo, quello che è. Ma non. Cioè, McMorton infatti ha detto non ce l'ho con te per il fatto. Ma per. Perché tu non mi hai colpito alle spalle. Attenzione! Backbreaker da parte di Varia e suplex da parte di Franco Palmieri. Varia qui intanto si gasa, ma. Ovviamente. Non si è accorto per il Frank. Concentriamoci un attimo sul match e parleremo dopo sul Nets Andrea intanto. Del team internazionale. Spinebuster Slam! Che potrebbe chiudere il match! Tornano in controllo del match i campioni coppia ora. E attenzione, Mario è qui! Crucifix Powerbomb Andrea! E attenzione! Che Si sbardo! No. Attenzione, ma guarda Varia come è bravo però. Sì, controlla che. Si è dimenticato il vero del Frank, però. Cioè, controllo che Franco non cedesse. Sì.
E ora attenzione, backbreaker da parte di del nostro connazionale. Attenzione Franca. Non sta lottando sono molto bene Franca. Sì, lavorano poco in coppia però le due team, sì. Sai, l'Ansel non lo so. Hanno paura, forse non saprei, forse non si intendono molto bene in questa struttura. Attenzione Frank dal paletto. Vabbè, attenzione. Ma che fatto se gioca? Mike non quasi fai a rasoio. Superplex. Attenzione, rischia di prendere anche Frank in consiglio. Potrebbe schierarlo Andrea. Forse no, ni troppo. E fa lo schiamento. Attenzione, uno, due, e sono due. Bravo Franco, non mi è forse resistere. Forse il suplex di il corpo di Vare andrà a influire sul schermo. Potrebbe essere che la vibrazione prodotta da attenzione Vare qui è The Raichu. Attenzione The Raichu, mamma mia. Oh, è stato qui il bravo Franco, per me con la neck breaker arrivato Vare qui perché non lo va a schienare. Power slam di Varia. Attenzione, ma che bardo! Spinebuster slam! Fa lo schiamento! Fa lo schiamento! Uno, due! No, bravo Mike! Che match, ragazzi, bel match! Sì, attenzione però, Mike! Mike ha fatto bene a non schienare il Franco, sì. Perché altrimenti, insomma... avrebbe perso probabilmente. Si sono invertiti i ruoli. Mike se la vede. Forse è meglio per i campioni, forse così è meglio per i campioni. Attenzione infatti! Non ci credo! Uno! Due! Provvidenziale Varia, bravissimo! Te l'ho detto! C'è un suplex! Te l'ho detto Andrea! Frank e Franco insieme favoriscono i campioni! Cioè Frank. Attenzione qui! Attenzione ecco. Ma si rialza subito! Che bardo! Grande match, dammi una stretch Andrea, eh! Sì! Te li tagliamo! Devi sbrigarsi Mike! No, bravo Frank, liberarsi. Bel match. Mike Bardo forse deve fare qualcosa in più. Attenzione, Per Justice. Attenzione. Bravo Mike a intervenire. E vedi che il compagno venga schiacciato al suolo dalla giustizia. Attenzione, belli tu belli ordine. Oh mamma mia. I campioni sono forti, eh. Sì. Diciamo che. Attenzione! Non ci credo! Lo scatta a terra! Sì, Ida Raj connessa. Non ci credo! Attenzione! Uno! Che siamo a fare? Due! Bravo Franco! Abbiamo la coppia! Bravissimo Franco Palmieri a intervenire su Frankie Godzilla! E Franco Palmieri penso che sia l'unico, cioè uno dei pochi insieme a Oddi così, a Crocs, a John Franzo ad aver vinto in tre team differenti. Cioè, lo stipendio con FMO e con Varia. Il campione di coppia per eccellenza a questo punto, Franco Palmieri. Mamma mia! L'universo è disaster Andrea, oltre il titolo WBF, anche il titolo di coppia, manca solo quello internazionale. Sì, ma sono in tre, diciamo che per adesso sono finiti. Per adesso sono tre. Primo cambio di titolo importante. Hello people, here with me the baddest man ever. His name is Simon Bordieri. Salve gente, ecco a voi il più cattivo di tutti, Simon Bordieri. Bordieri, it's time to reveal us the reward for winning the Rumble at SummerSlam. Bordieri, adesso è giunto il momento di rivelarci che cosa, qual è il premio per aver vinto la Rumble a SummerSlam? What is that? Che cos'è? Man, after this reward, FMO. We're great of his action against. Beh, ragazzi, dopo con questa ricompensa FMO, diciamo, si rimpiangerà le situazioni che. Yes, me, because I'm going to manage the next event on 21st October. WWF Starcade. Perché FMO ora. Diciamo, si rimpiangerà le azioni che ha fatto contro di me, perché ora io potrò dirigere il prossimo evento del 21 ottobre, WWF Starcade. I know my whole dude, I want you. E ora, mio vecchio amico, voglio te. In a KO match. In un KO match. You can't quit. Just show me your sign. Non puoi andartene, puoi solo mostrare il meglio di te. Wow, that's gonna be... Oh fuck off! Oh fuck! Ma attenzione Andrea! Attenzione! FMO questo! FMO, sì, attaccare le spalle, Simon Bordieri! Andrea, oh mio Dio!
sì, qua la risposta. Non c'è stata una provocazione FMO. La risposta. Attenzione, chiamiamo i soccorsi per Boldieri. Take this fucking giant! Ebbene, qui FMO. Da lontano. Vabbè, si è capito. I am the best in the world! Vabbè, FMO qui. Vabbè, non ti casare troppo. Infelice a Boldieri. Oh my gosh, come here to help him! No! Qualcuno aiuti Simon ora, dai!